Ci vuole disciplina, passione e talento. E se è vero come è vero che in Italia ci sia bisogno di porre attenzione nel ricercare gli atleti più talentuosi, parola del pugile Nino Benvenuti, manifestazioni come Box sotto le stelle, kermesse di incontri tra boxer dilettanti, tesserati FP portata in piazza Campello a Sondrio nella serata dello scorso sabato da Box Inferno, hanno le carte in regola per dimostrare quanta passione vi sia dietro alla disciplina pugilistica, che è poi lo sport più completo, armonioso, giocato sul bilanciamento e sul movimento totale di tutto il corpo. Ma torniamo all'evento dello scorso weekend. Sul ring, ben 8 incontri che hanno portato sul quadrato club della Lombardia e della vicina Svizzera. Per le categorie Youth 75 kg ed Elite 1 e 2, rispettivamente per i 66, 84, 91, 64 e 75 kg, una vetrina che ha impressionato ed attratto il folto pubblico presente, nonostante i capricci meteorologici, richiamando l'attenzione su uno sport che, nella realtà di questa provincia, meriterebbe senza dubbio un maggiore risalto. Non andiamo a confrontarci con gli anni 70, che era una cosa proprio al top. È seguito, sì, però un po' fatica, anche perché poi gli eventi che facciamo sono pochi e il motivo che se ne fanno pochi è la difficoltà, i costi soprattutto. A tenere vivo il fuoco della passione verso quello che definire sport è senza dubbio riduttivo, pensano i trainer della palestra Box Inferno, che da anni, nel quartiere sondriese della Piastra, accoglie quanti abbiano la volontà di misurarsi con la nobile arte della difesa. E le giovani speranze non mancano. Ne abbiamo visti due adesso, che a me sembrano buoni. Uno è un elite, Francesco, che ha perso l'incontro adesso per ferita, diciamo, che è stato campione italiano nel 2019. Adesso Carlos, ragazzo di colore, è poco che da noi, ha già fatto 3 match, 2 pari e questo vinto, e mi sembra che si muove bene egregiamente. Se la voglia di volare come una farfalla e di pungere come un'ape, come amava dire il carismatico Muhammad Ali, non vi manca, non vi resta allora che seguire il consiglio del coach Gianfranco Lalli. L'unico problema di quest'arte è che bisogna essere convinti di farla, altrimenti ci si può accontentare, venire in palestra, allenarsi, apprendere quelle po' di cose necessarie, però se si vuole approfondire il discorso sugli incontri, allora lì la zuppa cambia.